Buongiorno da Mattino 6 per questo martedì 16 febbraio. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricorda Santa Giuliana di Nicomedia, vergine e martire. Ci vediamo la sua storia. Nacque intorno al 285 a Nicomedia, oggi Izmit, in Turchia. Nella sua famiglia di origine era l'unica cristiana. Suo padre in particolare era un seguace zelante delle divinità pagane. All'età di 9 anni sarebbe stata promessa e sposa al prefetto della città, un pagano di nome Eleusio. Secondo gli accordi raggiunti dalle due famiglie, le nozze si sarebbero celebrate quando Giuliana avesse compiuto 18 anni, ma quel giorno la giovane disse che avrebbe accettato solo se Eleusio si fosse fatto battezzare. Venne quindi denunciata dallo stesso fidanzato come cristiana praticante. Imprigionata, non tornò sulla sua decisione neppure dopo la condanna a morte e venne decapitata verso il 305 al tempio di Massimiano. L'iconografia la rappresenta spesso insieme ad un diavolo che la tormenta, ma non mancano le raffigurazioni delle torture da lei subite in vita, come l'essere appesa per i capelli o tormentata con il fuoco. L'etimologia del suo nome deriva dal latino e appartiene alla Gens, Giulia. Dopo aver ricordato il santo del giorno, iniziamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani. Iniziamo dalle pagine del Centro. Rapina in banca davanti ai clienti. Pescara, la cassiera urla, il bandito la tranquillizza e fugge con i soldi. A centropagina, il giudice che sfida la mafia incontra gli studenti pescaresi. Il procuratore Di Matteo all'Aurum. Nelle cronache, la protesta, i balneatori, il mare sporco rovina Pescara. E poi la sentenza, morì in strada al marito, i soldi per la colf, sulle cronache anche di Montesilvano. In Cagliari Pescara Melchiorri la Padula sfida tra bomber. E poi di taglio alto l'alunno ucciso da un malore, tragedia in classe a Roccaraso. L'autopsia esclude fratture del collo e oggi ci saranno i funerali. Ora vediamo i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero sulle pagine dedicate all'Abruzzo. Il mare sporco, la barriera dei sogni. Balneatori sul piede di guerra per l'inquinamento e il forum dell'acqua propone un molo temporaneo. La regione dice proviamo nuovi depuratori, gli appalti stanno per partire, ma i tempi sono strettissimi. E poi la protagonista, sono ad Arielli le radici di Virginia Raffaele. E ancora, miti di ieri, rischia tutto il ritorno della signora Centerba, Giuliana Longari da Tocco a Casauria. E poi non ci sono traumi, l'autopsia riscrive la morte di Christian, Roccaraso escluso il decesso da fratture. Il padre dichiara non stava male, oggi saranno celebrati i funerali. Calcio alla Serie B, Lanciano resta ai Maio. E poi il rigore indiretto di Messi Suarez fu calciato a Loreto nel 2002. Di taglio alto il magistrato, Aurum blindato per Di Matteo, cittadino onorario d'Abruzzo. All'Aquila un appalto truccato per i sottoservizi, il PM dichiara processo per Taddei e Frattale. La ripartenza, nuova Carichieti, in arrivo il dossier insolvenza. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. La torre è una bomba ecologica. 10 anni dopo il disastro la discarica resta un problema ambientale. Biogas percolato e rifiuti scoperti. E poi a Teramo spazio al Museo della Fantasia. Presentato il progetto di recupero per il Castello della Monica. Lo studente non è morto per la caduta dalla sedia a Roccaraso. L'autopsia non rivela traumi fatali alla testa. Forse un malore. A Roseto degli Abruzzi l'onorevole Ginoble di Girolamo ci permetterà di riprenderci il comune. E poi benzinaio nel mirino, rapina da 20.000 euro ad Ancarano. Di taglio alto a Tortoreto, dopo il caso meningite, riaprono tutte le scuole. Alba Adriatica, il carnevale a Marastoni spacca la maggioranza e a Giulianova, bilancio 2013 nel mirino del Ministero. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani e prima di sfogliare le pagine, come sempre, il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, provate a mettere un pizzico di entusiasmo in più in tutto ciò che fate, anche se ai vostri occhi si tratta della cosa più ovvia e banale. In amore, vi tocca impegnarvi un po' di più per far funzionare la vostra love story. Toro, vi sentite in splendida forma e in grado di poter fare tutto quello che volete e sarà certo così perché gli astri vi appoggiano in ogni sfera della vostra esistenza. Se il rapporto di coppia funziona, sarete molto vicini al paradiso. G-
Gemelli, gli astri vi danno una marcia in più per iniziare la giornata con il piede destro e i propositi giusti. Stabilite le vostre priorità, oggi nessuno è in grado di ostacolarvi. In campo affettivo tutto si volge a vostro favore. Non tutte le ciambelle riescono con il buco, neppure ai tipi precisi e meticolosi come siete voi. Perciò non fatela più grave di quanto non sia. Avete assoluto bisogno di trovare un modo per tirarvi su di morale. Uscite e svagatevi. Leone, non lasciate al caso la soluzione di un problema di lavoro, ma impegnatevi a fondo dopo aver deciso cosa fare e in quale direzione agire. In amore, non lasciatevi travolgere da una storia che potrebbe rivelarsi un'illusione. Vergine, scontrosi e di poche parole, preferirete agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non comprende le vostre scelte. Tensioni in amore, soprattutto a causa della vostra scarsa disponibilità al dialogo e al confronto. Bilancia. Vi dimostrate particolarmente intraprendenti nella vita sociale, riuscite ad ampliare la cerchia delle vostre amicizie e a consolidare quelle esistenti. Sarebbe il caso di dedicare un po' più tempo al riposo e ai piccoli piaceri quotidiani. Scorpione. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Siete partiti bene, perciò non gettate la spugna di fronte alla prima difficoltà. Non sarebbe da voi. Se siete insicuri, chiedete il sostegno di una persona di fiducia. In questa fase sembra che gli eventi vi sfuggano di mano. Non preoccupatevi se non vi sentite padroni della situazione, prendetevi tutto il tempo che vi serve. In amore siate pronti ad incassare un netto rifiuto. Capricorno. Impegni quotidiani, qualche frizione in famiglia, un piacevole incontro con un amico che non vedevate da un po', insomma, una giornata normale. Ponete particolare attenzione alla vita di coppia, che in questa fase è l'ambito più sollecitato. Acquario, sfruttate questo giorno felice perché le stelle sono un tripudio di favori in tutti i settori. Nell'ambito sentimentale riuscirete a condurre il vostro ménage amoroso nel migliore dei modi. Sul lavoro raccoglierete i primi frutti. Dal punto di vista professionale mostrate tolleranza e lasciate che ogni cosa segua il suo corso. Con la persona amata si annuncia una serata intensa e piacevole. Se abbandonerete la vostra disposizione d'animo negativa. Iniziamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del centro, le pagine nazionali, scontro sui diritti, le unioni civili, nel PD non c'è l'accordo tra la Cattolica e le altre componenti, non è stata possibile la mediazione, oggi al voto con l'incertezza del canguro. E poi il vilipendio ai magistrati, Salvini indagato e lui precisa ce ne sono anche di buoni. La Lega già scontenta di Bertolaso, voto a Roma la sinistra di Fassina, dialoga con Marino. E poi Previdenza, lo scontro, Poletti si difende. Una polemica infondata, il ministro del lavoro nega di voler far cassa con le pensioni. Sindacati e opposizioni attaccano, reagiremo. E poi le ipotesi, la reversibilità. Nel mirino ci sono le nozze lampo. Asso elettronica, il canone RAI nella bolletta è caos. Mancano ancora i decreti attuativi e le imprese non si sa che fare. E poi Renzi, sulle tasse prima salivano, adesso scendono. Regeni nel suo lavoro La chiave del delitto si scava tra i contatti. La procura di Roma analizza il PC dell'italiano ucciso al Cairo. Giulio conduceva una ricerca partecipata molto rischiosa. E poi un boato nel centro di Napoli, paura e feriti. Carceri, la sicurezza, Rebibbia, l'evasione beffa con Seghetto e Lenzuola. I due criminali romeni stavano scontando una condanna per omicidio e rapina. Ricercati in tutta Italia, gli avvocati consegnatevi subito e scoppia la polemica. Si ripetono i tentativi di fuga. Nel settembre 2014 lo stesso Copione, un ventenne sparito a Ferragosto scorso. E poi nelle celle italiane 52.000 i detenuti, un terzo sono stranieri.
Venti di guerra, gli scenari Siria, bombe su scuole e ospedali nell'area di Aleppo e Idlib. Almeno 50 morti, scambio di accuse tra Damasco, Russia, USA e Turchia. E l'IS rivendica l'attacco kamikaze nel Daghestan. Apriamo la pagina dedicata all'Abruzzo, la svolta. Vini pronte al varo le DOCG Casauria e Terre dei Vestini, una denominazione Montepulciano a rischio. Cavuto, socio di Trulli in Castorani, ci lavoriamo da 10 anni per essere autonomi, ma resteremo nel consorzio di tutela. E poi il caso aeroporto, Pescara, Ryanair, gli operatori turistici disponibili a intervenire. La regione Abruzzo in campo per salvare l'aeroporto e per evitare che Ryanair tagli 5 delle attuali 7 rotte dopo l'annuncio relativo alla chiusura della base pescarese e alla riduzione dei collegamenti a 2 sole destinazioni settimanali. L'idea, come ha sottolineato più volte il governatore D'Alfonso, è quella di coinvolgere i privati per costituzione di un fondo. Proprio in tal senso ieri si è svolto un incontro con le 14 DMC abruzzesi. Al confronto nella sede pescarese della regione hanno partecipato tra gli altri presidente e direttore delle DMC, il consigliere delegato ai trasporti D'Alessandro, l'assessore Paolucci e il presidente Saga Nicola Mattoscio. Di taglio basso, brava Giannini, ora mantenga le promesse. Botta e risposta tra la ricercatrice Roberta D'Alessandro e il ministro. E per la ricerca in Italia inizierei da... Con il ministro sono d'accordo su una cosa, tutte queste sono polemiche sterili e il resto che conta. Se dice che farà fondi alla ricerca, li dia sul serio. Se dice che incentiverà l'intera attività sulla ricerca, lo faccia davvero. È quello che mi auguro e sperano migliaia di ricercatori italiani che come me sono all'estero. Roberta D'Alessandro, la professoressa abruzzese, è diventata una star del web dopo aver gelato sui social il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, invitandola a non vantarsi dei risultati ottenuti all'estero dai cervelli italiani, visto che in patria non sono apprezzati, commenta le dichiarazioni che lo stesso ministro ha nel frattempo rilasciato. E ha dichiarato, la Giannini non mi ha scritto su Facebook né inviato mail, risponde la ricercatrice di Arielli, laureata all'Aquila, e che insegna in Olanda. Ho saputo del suo intervento in TV perché qualcuno mi ha girato un post dell'intervista. Continuiamo a sfogliare le pagine del centro e andiamo a pescare il super magistrato in città di Matteo. Gli studenti, fate voi lezioni di legalità. Il procuratore antimafia riceve la cittadinanza onoraria da 9 comuni abruzzesi. Anche questa regione è a rischio mafia e nell'aurum blindato c'erano 500 persone. Nino, applausi e tifo da stadio dalla platea di ragazzi e docenti e poi gli studenti al PM. Non si senta mai solo, ci siamo noi al suo fianco. E allora, come abbiamo letto ieri, c'è stato il conferimento della cittadinanza onoraria al procuratore Di Matteo in un aurum blindato e questo è stato lo scenario che si è verificato a Pescara. Vediamo. 9 comuni abruzzesi, nella sala d'annunzio dell'ex aurum di Pescara, hanno consegnato la cittadinanza onoraria al magistrato della procura di Palermo, Nino Di Matteo. Soddisfazione nelle parole del magistrato Di Matteo per la giornata caratterizzata dalla presenza di molti studenti e per gli interventi e le domande fatte dagli stessi a cui ha così risposto. La vostra attenzione è concentrata proprio su temi fondamentali degli argomenti che stiamo oggi dibattendo. La prima studentessa intervenuta della Facoltà di Giurisprudenza di Teramo ha detto delle cose che condivido pienamente. Se stiamo pensando, stiamo vincendo. Abbiamo però l'esigenza di pretendere di essere informati e questa è la prima grande difficoltà che i cittadini comuni e i giovani in particolare hanno. C'è una grande difficoltà ad essere informati proprio sui temi fondamentali del rapporto del sistema mafioso con il potere. Quanti cittadini italiani sanno, per esempio, che nella sentenza definitiva della Cassazione che ha riguardato il caso del 7 volte Presidente del Consiglio Andreotti non c'è un'assoluzione per non avere commesso il fatto che noi gli contestavamo? Quanti sanno che in quella sentenza c'è scritto che prima del 1980 il senatore Andreotti ha intrattenuto rapporti importanti con i capi delle famiglie mafiose palermitane?
Quanti sanno che poco prima e poco dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella il 6 gennaio del 1980 Andreotti si recò in Sicilia a incontrare i capi delle famiglie mafiose palermitane, prima per discutere dei danni, tra virgolette, che al sistema mafioso stava arrecando l'attività politica di Piersanti Mattarella e poi per capire perché e chi lo avesse ucciso. Non ve le dicono queste cose. Quante persone vi hanno detto, quanti giornali hanno scritto, quanti politici hanno dibattuto sul fatto che è consacrato nella sentenza definitiva sempre di un processo celebrato a Palermo, quello nei confronti del senatore Dell'Utri. Anzi, quello che poi è diventato il senatore Dell'Utri è stato il promotore e l'intermediario di un accordo tra i capi della mafia siciliana e un imprenditore milanese che si chiamava e si chiama Silvio Berlusconi. Queste cose sono scritte nelle sentenze definitive. Torniamo sulle pagine del centro con la cronaca. Rapina la banca e tranquillizza la cassiera. In via Fabrizi, bandito disarmato alla Tercas, scavalca il bancone, rassicura l'impiegata e scappa con i soldi. E poi ancora cronaca, fiamme nell'ex palestra di via Saffi. I locali un tempo occupati dalla scuola sono abbandonati e usati dai senza tetto. Di taglio basso, una discarica nell'ex avicolo. Colli, i cittadini contestano la presenza di un cavallo e l'abbandono di pneumatici. Ancora a Pescara, verso un'estate di divieti, balneatori, il mare sporco sta distruggendo Pescara. Un documento di 21 associazioni indica la strada per superare l'inquinamento, ma le nuove analisi registrano ancora valori record in via Balilla e via Mazzini. Ed eccole qua le analisi del mare del fiume, queste sono le zone che hanno il tasso più alto di inquinamento, eccole qua via Balilla, via Mazzini e poi anche quella che è in dettaglio i valori che in realtà sono troppo elevati. Questi erano i protagonisti dell'incontro di ieri mattina che ha visto insieme associazioni di categoria, enti, pubblica amministrazione e cittadini proprio per cercare di trovare un accordo e preparare un piano per cercare di salvare la stagione turistica alle porte. Noi c'eravamo, vediamo. Vogliamo fiumi e mare puliti e questa è la lettera aperta alle autorità e agli enti competenti per la questione inquinamento di Pescara. Una giornata che ha visto confrontarsi pubblicamente associazioni ambientaliste, pubblica amministrazione, categorie di settore e cittadini. Obiettivo avviare un piano congiunto per avviare al più presto le operazioni per la depurazione e in tempo per la stagione turistica alle porte. Ci siamo riuniti appunto oggi per richiedere alla politica di mettere in campo immediatamente delle azioni volte di qui ai prossimi anni al risanamento dei fiumi e del nostro mare. Anche il sindaco di Pescara presenzia all'incontro e spiega come la sua voce si aggiunga a chi chiede più controllo e più sostegno per trovare soluzione ad un problema ormai di vecchia data. Il sindaco di Pescara è qui nella versione non di governo ma di lotta, perché riteniamo che l'inquinamento del fiume Pescara in qualche modo lo patisce la città di Pescara, con l'idea che il fiume è legato alla qualità delle acque del mare, dunque investe profili di balneabilità, di turismo, di competitività del sistema Pescara, per questo ci è sembrato opportuno essere qui. Sono proprio i balneatori a registrare il danno più ingente come è successo la scorsa stagione. Beh, noi già stiamo subendo il danno. Adesso però non è che possiamo stare a dire la colpa dell'uno e dell'altro, dobbiamo attivarci subito per rendere balneabile il nostro mare. Noi questa mattina presentiamo una proposta di pronto intervento da dare alla Regione Abruzzo e attivare subito le iniziative, in modo che appena dopo il mese di aprile possiamo ridare la balneabilità alla città di Pescara. Poi attiviamo subito un'attività, un sit-in presso il Ministero delle Infrastrutture, dove attualmente è ferma la parte dell'apertura della diga foranea, e nel contempo chiediamo alla Regione Abruzzo di starci a fianco, perché questo problema non può essere della categoria, è un problema di tutta la città nonché della regione. Ora lasciamo le pagine dei quotidiani, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Questo inizio settimana con delle piogge, le temperature restano alte. Questa mattina dalle nostre parti si registravano 12 gradi proprio alle primissime ore del mattino, quindi quali sono le previsioni?
Sì, Francesca, le temperature sono ancora elevate, ben al di sopra delle medie stagionali, tant'è che piove almeno fino ai 1500-1700 metri di quota, quindi questa ormai è un'anomalia, è una chiara anomalia, perché vedere la pioggia a febbraio al di sopra dei 1500 metri, insomma, è un evento piuttosto raro. Il tempo attuale è caratterizzato dalla presenza di una vasta circolazione depressionaria con perno sulla Sardegna, che se da un lato spinge masse d'aria fredda verso la Spagna e verso le Baleari, sulla nostra penisola favorisce l'arrivo di correnti meridionali, per lo più sciroccali, che portano un tempo umido caratterizzato dalla presenza di numerosi annuvolamenti associati a delle precipitazioni, e a causa dei forti venti di scirocco che sono in atto sulle estreme regioni meridionali nonché sulle regioni nordafricane, è presente anche sabbia in sospensione, sabbia africana, che ovviamente con le precipitazioni previste nelle prossime ore ovviamente raggiungeranno anche la nostra regione, quindi sì, ci saranno piogge tra virgolette sporche di sabbia. Questa è un'altra situazione da segnalare, ma ci sarà la possibilità di temporali nel corso della giornata, Francesca, soprattutto nella seconda parte della giornata e ancor più nella mattinata di mercoledì, perché sull'aria calda attualmente in arrivo dalle regioni meridionali e dall'entroterra algerino e tunisino scorreranno masse d'aria più fredda, e quindi ci sarà spazio a delle probabili formazioni temporalesche che a mio avviso interesseranno soprattutto la fascia orientale, localmente ovviamente anche l'Adriatico centrale. Una situazione che non cambierà di molto nella giornata di domani, anche se poi le temperature gradualmente torneranno a diminuire, quindi anche questa è una notizia da segnalare. Non ci saranno sostanziali variazioni, tempo instabile ma comunque in lento miglioramento nei prossimi giorni, quando invece nel fine settimana assisteremo ad una decisa rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che favorirà non solo un deciso miglioramento ma anche un sensibile aumento delle temperature tra sabato e domenica. Poi insomma sarà una situazione temporanea questa, Francesca, che probabilmente sarà seguita da nuovi peggioramenti di origine atlantica, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org, eccolo qui, ringraziamo Gianni Dario in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, troverete tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore, e come segnaliamo sempre sulla destra vedete le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi, così da monitorare in tempo reale il territorio della nostra regione. Noi suggeriamo anche due profili Facebook, il primo si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qui, e troverete tutto quello che è presente sul sito, bollettini aggiornati, quelle che sono le segnalazioni di Giovanni De Palma per insomma avere il quadro della situazione, ma suggeriamo anche il suo profilo personale, eccolo qui, perché qui troverete qualche curiosità in più, la foto scattata alle prime luci dell'alba dove Giovanni De Palma registra anche i gradi, come abbiamo detto questa mattina davvero alte le temperature, ricordiamo viene scattata da Monte Silvano, e poi sempre sulla sua pagina troverete quello che è presente sul profilo Facebook ufficiale, quindi i bollettini, ma anche le segnalazioni degli utenti, molto utili per viaggiare informati, troverete foto e video che vengono postati sulla sua pagina, così da mettere da un lato al corrente Giovanni De Palma della situazione e dall'altro anche tutti gli utenti nel frattempo connessi alla sua pagina, perciò noi lo suggeriamo. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento, che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20, e ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro perché si parla ancora dei precari dell'attiva. Ieri nel corso del Consiglio Comunale si sono presentati in aula l'ennesima protesta degli interinali di attiva durante il Consiglio Straordinario. Il Comune ripropone i tirocini ma la replica è sferzante, è una pantomima. I precari contro i politici, da voi nessuna soluzione, ed ecco le quali immagini dei precari che si sono presentati nel corso del Consiglio Straordinario che si è tenuto al Comune di Pescara nel pomeriggio. L'assessore Marcheggiani replica a Rapposelli di Forza Italia: non ci sono opere dimenticate al Museo Cascella. Il consigliere di Forza Italia, Fabrizio Rapposelli, accusa me e il sindaco di sperperare denaro per illuminare l'esterno del Museo Civico Cascella, mentre al suo interno una decina di opere sarebbero abbandonate in uno scantinato. Il consigliere non sa di cosa parla, le opere sono depositate in locali ovviamente chiusi ma accessibili e sono in attesa di restauro. Questa è la replica dell'assessore. I tagli della regione, i familiari dei malati psichiatrici pronti allo sciopero della fame.
Mamme e sorelle dei pazienti impiegati negli enti pubblici insorgono contro la cancellazione dei fondi. Questi ragazzi hanno bisogno di continuare a lavorare o le loro patologie peggioreranno di colpo. Se ne è tornato a parlare anche ieri. Di spalla manifestazione il 29 febbraio in Viale Bovio, la regione abbandona all'isolamento sociale oltre 300 malati psichiatrici e le loro famiglie. A denunciarlo, annunciando una manifestazione davanti alla sede di Viale Bovio per il 29 febbraio alle 10, sono stati l'Associazione Percorsi con Eugenio Di Caro, Carrozzine Determinate con Claudio Ferrante, lo SPI CGL di Pescara con Paolo Castellucci e CGL Pescara con Alessandra Terzigni. E poi tour in bici per far conoscere l'AIL. Campagna antileucemie. Quattro amici abruzzesi hanno percorso 937 chilometri in Sardegna. Andiamo avanti, il torneo di lettura, sfida tra le scuole. Stamane all'Aurum l'evento organizzato dall'alberghiero con la premiazione dei ragazzi super lettori europei. E poi si va nelle pagine di Francavilla, si parla di elezioni. Moroni si è escluso da solo dalle primarie e lui non le voleva. Francavilla, il coordinatore di Forza Italia, Daniele Damario, spiega perché il capogruppo del partito non parteciperà. Franco Moroni non è stato escluso dalle primarie del centrodestra, ma semmai si è escluso da solo. E a dirlo è Daniele Damario, che parla chiaro a pochi giorni dall'annuncio della competizione preelettorale per la scelta del candidato sindaco di Francavilla tra gli elettori del centrodestra cittadino. E poi i controlli dell'Enel con l'elicottero. A Francavilla sono cominciati i voli per verificare lo stato delle linee elettriche. A Montesilvano la sentenza, casalinga uccisa in strada, al marito i soldi per la colf. Il Tribunale di Milano decide sui risarcimenti per la donna falciata in via Vestina. La famiglia ha diritto al rimborso anche per le attività domestiche della defunta. E poi il primo forum in municipio, l'arte della gelateria in rete, per valorizzare le eccellenze. Convocati i rappresentanti della nuova associazione cittadina che, dopo Ristoriamo, punta a incrementare le risorse enogastronomiche per un progetto turistico. E di taglio basso la giornata in memoria di Rita Montalcini. A Spoltore il sindaco di Lorite inviterà la nipote della grande scienziata scomparsa nel 2012. Villa Falini devastata dai vandali e dal degrado. A Montesilvano i consiglieri Ruggero e Rossi attaccano la giunta Maragno. Un altro grave caso di incuria, il sindaco ha tradito tutti i suoi impegni. E di spalla l'ex sindaco Di Mattia con Sinistra Italiana. Questo l'annuncio del ritorno. Di taglio basso lo stop agli scarichi abusivi nel Pescara. A Spoltore il sindaco sollecita controlli urgenti e diffida ACA e ATO sulla bonifica. E poi al via tra un mese i lavori alla Casa del Pellegrino. A Manopello oltre 1 milione per qualificare la struttura di accoglienza dei fedeli. Ed Alfonso dichiara altri investimenti per questo luogo nevralgico del turismo religioso. De Luca interviene sui salvataggi in montagna, da definire chi paga le spese di recupero. Il maestro di sci ed accompagnatore di media montagna, Paolo Di Luca, di Pietracamela, prende spunto dalla vicenda dell'escursionista 32enne di Montesilvano disperso sulla Maiella, nei dintorni di Caramanico, e trovato dopo 18 ore, per accendere un dibattito sugli interventi di salvataggio che impegnano risorse pubbliche senza oneri per gli interessati. E poi ancora l'avvertenza CIR, appello al Ministero. A Tocco da Casauria il caso della controllata IR preoccupa Lattanzio e sindacati. Di taglio basso a Sanremo vince anche l'Abruzzo con Tribù Farindola, performance del gruppo di musica tradizionale nella città del festival. E a Penne bonifica ex discarica, è stata finalmente nominata la commissione. Noi ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi ci vediamo per la seconda parte della nostra rassegna stampa, tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora ci spostiamo sulla pagina di Chieti. La bufera sull'ex banca, cari Chieti, chiede i danni alla Deloitte. Nell'azione di responsabilità per 208 milioni finisce anche la società di revisione. Salgono a 15 le denunce per truffa. E poi a Ortona è stato inaugurato il reparto che aiuta le donne a guarire dal cancro. Un taglio del nastro in grande stile. Quello di ieri è stata la giornata del rilancio dell'ospedale Bernabeo di Ortona, dove al
quarto piano del presidio è stato inaugurato il reparto di oncologia donne. Allora ieri, quando si parla di riordino, in realtà è stato presentato quello che è stato uno degli ospedali che ha subito proprio questo riordino della sanità, e ieri alla presenza dell'istituzione è stato spiegato anche quale sarà la nuova funzionalità. Vediamo. Il nuovo reparto di oncologia donna, inaugurato questa mattina assieme al reparto di senologia, va a costituire l'unità operativa di chirurgia ginecologico-oncologica dell'ospedale Bernabeo di Ortona. Il taglio del nastro fa parte del piano di riorganizzazione della sanità messo in campo dalla Regione Abruzzo, che proprio ad Ortona ha chiuso da poco il punto nascita, scatenando polemiche e proteste. A dirigere la chirurgia ginecologico-oncologica è stato chiamato il professor Francesco Fanfani, associato dell'Università d'Annunzio di Chieti e allievo della scuola di Giovanni Scambia, direttore del polo donna del Policlinico Gemelli e docente dell'Università Cattolica di Roma, ritenuto la massima autorità in Italia in campo ginecologico. L'obiettivo di questa unità è quello di offrire alle pazienti un trattamento individualizzato nell'ambito del tipo di patologia e di offrire nell'ambito chirurgico l'approccio meno invasivo come lo standard di trattamento delle neoplasie ginecologiche, che sicuramente garantisce alle pazienti ottimi risultati in ambito di ripresa postoperatoria, ma garantisce soprattutto lo standard oncologico che tradizionalmente veniva asserito alla chirurgia laparotomica, e quindi un vantaggio anche in termini di recupero attività sociale, rientro in famiglia, rientro in attività lavorativa, e, oltre ai semplici, anche a minori spese sanitarie legate alla riduzione dei tempi di ricovero. Insomma. Ancora sulla pagina di Chieti Taglio Passo, l'addio a Odorisio, il campione buono. Il radiologo a Pescara muore di infarto a 60 anni, era un grande del basket teatino. E poi andiamo sulla pagina dell'Aquila, la tragedia di Roccaraso. Christian è stato ucciso da un malore, l'autopsia esclude fratture causate dalla caduta. E parla il padre: mio figlio era sanissimo, non soffriva di cuore. E poi le iniziative per la commemorazione, albero al ricordo del ragazzo sarà piantato nel giardino. E poi parla un bidello e dice: quella mattina voleva raccogliere tartufi. Le lacrime e commozione in assemblea e in aula anche una psicologa, la preside, dice: la nostra priorità ora è la tranquillità degli alunni. Andiamo sulla pagina di Teramo, il colpo ad Ancarano, pistola in pugno, portano via 30.000 euro. Due banditi bloccano il dipendente di una compagnia di carburanti low cost, gli portano via gli incassi dei self e l'auto. Bloccato dai carabinieri, minaccia i familiari e si barrica in casa, sulle cronache di Castel Castagna. E poi parte il processo in Inghilterra, la madre assassina Samira Lupidi, la 24enne di Martinsicuro, che il 17 novembre scorso, in preda a un raptus, ha accoltellato a morte le due figlie Evelyn di 3 anni e Jasmine di 1. A Montorio 5 Stelle contro la Curia per i terreni dell'autodromo. E poi paura, Tortoreto meningite, allarme finito, oggi riaprono le scuole. Ci spostiamo sulle pagine del Messaggero e nelle pagine di apertura il caso del mare pulito. La regione: così puliremo i fiumi dell'Adriatico. Il sottosegretario all'ambiente dice: tempi tecnici più lunghi del previsto, ma ora ci siamo. Corsa contro il tempo per salvare l'estate. In ballo ci sono 171 milioni di euro. E poi Roberta, il post sulla Giannini e l'Italia matrigna. L'abbiamo letto anche dalle pagine del Centro. A Pescara una barriera fermerà i veleni in mare. Il progetto presentato all'incontro con gli operatori balneari, Cardelli dichiara: la ricreazione è finita, è giunto il momento di agire. E Mazzocca, tavolo tecnico in regione, più controlli sul fiume, scoperti e segnalati alla procura 48 scarichi abusivi sconosciuti. Di Taglio Basso, l'attiva i precari della società attiva sul reintegro degli ex interinali, parola al ministero. Gli operai vogliono la conciliazione, ma potrebbe essere illegittima. Tensione in aula, è chiesto un parere a Roma. Caccia all'uomo della rapina lampo, senza armi, alle 9.30 ha scavalcato il bancone della Tercas di via Fabrizi e si è fatto consegnare dal cassiere 10.000 euro. La filiale è da sempre nel mirino della malavita, una lunga serie di precedenti con un colpo fotocopia. È fuggito a piedi, secondo i testimoni. Parla con Accento Locale, la polizia esamina le immagini della telecamera della zona. E poi
Terre di nessuno, l'incendio all'alba nell'ex scuola Muzzi, un covo di senza tetto nell'edificio. Da tempo i residenti denunciano il degrado della zona. Il PM Di Matteo, cittadino d'Abruzzo, nessuna legalità senza verità. Il magistrato impegnato nel processo Stato Mafia riceve la cittadinanza da 9 comuni abruzzesi. Di Mattia ritorna con Sinistra Italiana. Siamo a Montesilvano, l'ex sindaco aderisce alla nuova formazione. Sono leale con gli unici che non mi hanno voltato le spalle. Esulta Daniele Licheri di SEL, anche se lui esclude un impegno diretto. Aiuterò le tante persone oneste e intelligenti della città. Deluso dal Partito Democratico non si è rivelato il partito progressista che Renzi aveva promesso. E poi Francavilla verso l'estate, gli scarichi a mare, via i lavori anti-inquinamento. Andiamo avanti sulle pagine del Messaggero, sulla pagina di L'Aquila. Ultimo valzer per il manager ASL, una cena per il nome giusto. D'Alfonso annuncia la nomina per oggi a Pescara, l'incontro che sembra decisivo. Da Tordera agli autoctoni sconci, Masciovecchio, Grimaldo e Cicogna. In ballo equilibri di settore ma anche valutazioni più generali. Quasi pronta la riorganizzazione di tutti i reparti. L'ex manager Biper sostenuto dal primo cittadino, l'altra fazione guidata da Pietrucci, sindacati e sindaci. E allora si mormorano quelli che possono essere i nomi per il nuovo manager dell'ASL di L'Aquila e si dice anche che il nome arriverà in giornata nel corso del Consiglio regionale in programma a Pescara. Vediamo. Domani con ogni probabilità si conoscerà il nome del nuovo manager della ASL L'Aquila Vezzano Sulmona dopo la riunione di giunta che si terrà a margine del Consiglio regionale in programma a Pescara. Un vuoto che deve essere colmato dopo le dimissioni dell'ex manager Giancarlo Silveri che ha deciso di interrompere l'incarico nonostante questo scadesse nel 2018. Al momento sembra essere Rinaldo Tordera il più accreditato, attualmente presidente dell'SM ed ex direttore generale della Cassa di Risparmio dell'Aquila, ma accanto al suo nome sono circolati anche quelli di Tiziana Morosi, dirigente provinciale, della dottoressa Patrizia Masciovecchio e del dottor Alessandro Grimaldi. Tordera sembra essere però anche nelle grazie del sindaco Massimo Cialente, che non ha mai fatto mistero di non volere un medico alla guida dell'ASL ma un esterno, contrariamente a quanto invece chiesto da molti. Del resto per la sanità è un momento delicato, c'è una riforma da attuare e l'Abruzzo deve necessariamente uscire dal commissariamento per il deficit sanitario. Oggi giornata clou con una riunione decisiva in attesa della nomina che, salvo sorprese, arriverà domani. Ancora sulle pagine del Messaggero, Christian ucciso da un malore, la caduta dalla sedia non c'entra. L'autopsia sullo studente di 17 anni rivela ha ceduto il cuore, i tre indagati verso il proscioglimento, disposti esami istologici. L'anatomopatologo Ido Polidoro ha rilevato un arresto cardiaco forse provocato dalla paura. 400 ragazzi oggi saranno ai funerali a piedi e poi il padre ha dichiarato mio figlio era sanissimo, mai problemi. Ora ci spostiamo sulla pagina di Chieti, anche qui cari Chieti, rischio insolvenza, pronta la relazione Bigerna. Dopo l'ok di Via Nazionale il dossier sarà consegnato alla magistratura chietina. L'iniziativa potrebbe irrobustire il fascicolo già aperto dal PM Falasca. L'avvocato incaricato da Banca Italia sta ricostruendo la storia che ha portato alla liquidazione della vecchia banca. E poi SEL monta la protesta anti D'Alfonso, la Settimio si sospende, si è autosospesa, Annalisa Settimio, coordinatrice del circolo SEL di Chieti, fino a quando, dice, non sarà fatta chiarezza sulla linea politica del partito e sulle scelte da effettuare per le alleanze in ambito locale e nazionale. Ancora lesioni cerebrali per colpa dei medici, ma l'ASL non paga. Vinta lo scorso luglio una battaglia legale lunga 17 anni, l'avvocato Fusella ha dichiarato la famiglia ha diritto al risarcimento. Il nascituro subì un'asfissia perinatale al Renzetti, ma la sentenza non viene onorata. E poi la banda delle sigarette, denunciati 5 ragazzi sulla cronaca di Lanciano. Anche qui oncologia donna Ortone, il nuovo reparto arricchisce l'offerta del Bernabeu. Il professor Fanfani, operatività massima e immediata. L'assessore Paolucci ha dichiarato esalta il criterio della specializzazione. E poi a Teramo il Castello della Monica sarà museo della fantasia. Il sindaco Brucchi ha illustrato tutte le tappe per la sua valorizzazione. Sarà un luogo ricco di fascino, tutto da scoprire per la cittadinanza. Ancora ristorazione ASL, 46 dipendenti rischiano il posto.
Sono gli addetti alla distribuzione dei pasti, i sindacati, si sono incontrati in provincia. No desertificazione, commercianti in campo contro l'isola pedonale. Il documento è stato sottoscritto dai 252 simpatizzanti. Contestata la proposta durante l'assemblea di quartiere. Il fallimento di tale proposta è già evidente in altre località. Mancano i pedoni nel centro. E poi adesso andiamo sulle pagine del quotidiano La Città. Ci spostiamo. In apertura il caso di Christian. Non è morta a causa della caduta, l'autopsia sembrerebbe escludere traumi fatali alla testa, i familiari hanno dichiarato incomprensibile, è sempre stato bene. Oggi ci saranno i funerali che si svolgeranno nella chiesa di San Giovanni Battista, nella frazione di Castel di Sangro, dove viveva Christian. E poi la cronaca, la rapina alla Tercas, fugge a piedi, bottino da circa 10.000 euro. Continuiamo a scorrere le pagine, si torna a parlare del Museo della Fantasia al Castello della Monica. In cantiere, entro l'estate, inizieranno i lavori della ditta Rinaldo Fracassa di Teramo, finanziati con 2,2 milioni di euro dalla Regione Abruzzo. Il sindaco Brucchi presenta il progetto del regista Marco Chiarini, andrà di pari passo con la ristrutturazione. E poi la discarica La Torre, 10 anni dopo resta una bomba ecologica. 3 processi, almeno 6,5 milioni già spesi, biogas è percolato nell'ambiente e servono almeno altri 3,3 milioni per sistemarla. Nel febbraio del 2006, dopo una serie di frane e altre avvisaglie, l'intero bacino di rifiuti crolla a valle, causando un disastro ecologico mai sanato. Questa è la cronaca. Mai più doppia tassa per smaltire i rifiuti alimentari. Confesercenti vince la sua battaglia con l'ANCI. Troppi comuni teramani applicano la Tari in maniera penalizzante. E ancora pistola alla testa del benzinaio per 20.000 euro. Dipendente della Trioli di Ancarano sorpreso da 3 malviventi durante il giro di incassi della domenica sera. Un colpo preparato perché i rapinatori hanno atteso che ritirasse il denaro dai self-service e hanno portato via anche la macchina. E poi ancora sulle pagine della città. Si parla di provincia, un danno erariale al comune per le spese legali. L'opposizione farnese chiede chiarimenti all'amministrazione. Quaresimale su un esposto dell'ex segretario. Il riconoscimento, secondo l'ex sindaco Gabriele Giovannini, le spese dovevano essere riconosciute necessariamente in consiglio comunale come debito fuori bilancio. E poi un carnevale, non tutti vogliono Marastoni, parte della maggioranza e PD sostengono le regioni di Alba Amici. Alba Adriatica, il patron, ha proposto di organizzare la manifestazione per 15.000 euro. Di taglio basso, meningite dopo la paura, oggi riaprono le scuole. A Tortoreto, terminati gli interventi di profilassi, migliorano le condizioni del bambino ferito. E poi bilancio comunale nel mirino del Ministero, irregolarità nel resoconto 2013 e da Roma aspettano ancora chiarimenti. A Giulianova linee rette vuole vederci chiaro e porta la questione in consiglio con un'interrogazione. Andiamo avanti e si parla di politica. Roseto, con Di Girolamo riprenderemo il comune. L'onorevole Tommaso Ginobili sulle elezioni. Pavone abbandonato da consiglieri che sono tornati nelle nostre file. Il centrosinistra diviso dice: i dissidenti non ci fanno paura. Non ho appoggiato Rosaria Ciancaglione, ma non l'ho neanche combattuta. Pavone bocciato, l'amministrazione uscente non è stata capace di realizzare una sola opera pubblica. A Roseto si vota e a maggio, come nelle altre città italiane, Roma e Milano comprese, è già campagna elettorale senza esclusione di colpi in campo. Almeno finora dovrebbero esserci 4 liste con altrettanti capitani. Abbiamo cominciato dall'onorevole Tommaso Ginobili, che ha espresso la sua opinione dalla parte del PD. Dobbiamo ritrovare l'orgoglio rosetano e tornare a essere uno dei principali interlocutori della costa teramana. Di provincia, regione e Stato, dice a chiare lettere Ginobili, parlamentare rosetano, una vita ormai tra sport e politica. La cultura, bye bye, me ne vado negli USA, Cristiano Donzelli lascia l'Italia, Ben Stiller vuole il disegnatore al suo fianco a New York. È diventato un amico fraterno di Ben Stiller. Cristiano Donzelli ha 46 anni, è un disegnatore raffinato, ricercato da tutti i grandi registi e produttori cinematografici americani. Però fa un lavoro che in Italia e in Europa non è compreso, non è utilizzato. Disegna gli storyboard,
poco prima di lasciare Tortoreto, ha rilasciato questa intervista dove spiega cos'è uno storyboard. È il film disegnato scena per scena. Gli americani non ne fanno mai a meno, mai, perché in questo modo possono prepararsi tutta la produzione in anticipo, risparmiando molto. E questa è la foto con l'attore Ben Stiller. Lo sport, Teramo, disciplina e versatilità per la rimonta. Vivarini cambia modulo a seconda delle fasi della gara. Decisivo il ruolo di Mirko Petrella. E Di Paolo Antonio, il centrocampista, analizza la filosofia del mister. Ci tiene tantissimo a non prendere gol. Negli ultimi 20-30 minuti giocare con Mirko largo ti permette di spaccare le difese. Il numero magico è il 6, come risultati utili consecutivi e come i punti di penalizzazione dei biancorossi. E il cambio modulo, il Teramo contro il tutto cuoio, è passato da un 4-2-3-1 che può rappresentare una variante. Andiamo ad aprire la pagina dello sport anche sul quotidiano Il Messaggero e si parla di Totem Campagnaro. Senza la Sargentino il Pescara non riesce a vincere. Oddo spero nel suo rientro nel match di sabato a Cagliari. Fondamentale l'apporto di esperienza e sicurezza del difensore che intensifica il programma di recupero. E poi è sempre mercato, nel mirino ci sono 4 giocatori del Teramo attualmente. La Sieco, la vittoria è diventata un lontano ricordo, il volley a Vibo Valencia, ennesima prestazione sconcertante, ora l'ultima chance con Cantù. Andiamo sulle pagine del centro dedicate allo sport, anche qui la notizia è quella del Pescara verso la gara di Cagliari. Melchiorri La Padula, super sfida tra bomber, l'ex attaccante del Delfino ha fatto 8 gol, la metà di Gianluca. Fornasie salta la trasferta per una lesione alla coscia destra, in dubbio coda, mentre Campagnaro potrebbe farcela dal primo minuto. Lanciano, arrivano le dichiarazioni della proprietà, niente cessioni, Maio fanno il dietrofront, restiamo noi alla guida. Salta l'intesa con l'imprenditore Bisogno e la famiglia dichiara una scelta di cuore. Il DS Galigani dice non c'è stato l'accordo economico e pesa il nuovo deferimento. Sulle pagine della Lega Pro il Bonolis è un fortino, ma fuori serve più grinta. Il Teramo imbattuto in casa da 16 mesi, solo la Maceratese ha lo stesso record. Di Paolo Antonio ha dichiarato la nostra mentalità è cambiata e domenica trasferta ad Aprilia. E l'Aquila verso la sfida salvezza, De Francesco si ferma, il DS Battisti dice a Savona per bissare la SPAL. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.